amici di Moore, sono Trinciatore92. Questa sera, tanto per cambiare, volevo fare un video sul menu di War Thunder, dato che, logicamente, è tarato per una versione PC, parecchie persone comunque hanno riscontrato dei problemi nella navigazione. Quindi oggi cercherò di spiegarvi più o meno come è stato strutturato e come funziona. Allora, qua in basso, come vedete, abbiamo la nostra barra con tutti gli aerei. Procedendo possiamo sbloccare nuovi slot per gli aerei. Cliccando sullo slot stesso possiamo poi eventualmente sostituire, ecco, diciamo, l'aereo, questo che ci abbiamo noi messo, con un altro nuovo. Cliccandoci due volte, se ovviamente ne abbiamo di più per gli slot, intendo. Quindi se abbiamo aerei in più possiamo sostituirli cliccando sull'icona e ci comparirà l'elenco. Cliccando invece due volte sull'aereo ci comparirà il menu questo qui di potenziamento con tutte le varie chicche, andando poi su appunto sul col puntatore su uno delle varie dei vari insomma equipaggiamenti ci comparirà questa specie di tendina con tutte appunto le spiegazioni sia di descrizione che, come vedete, anche appunto di influenza sulle performance. Come vedete qui ci danno più tipo 36 kg in più di massa o robe simili, 38,6 kg anzi. Poi altre cose, trovate tutto qua sopra comunque, che sono appunto la possibilità di cambiare velivolo, come vi dicevo prima, con altri modelli, le modifiche che abbiamo appena visto. La crew praticamente sarebbe il tipo di piloti o diciamo non so se precisamente se c'è già attiva qui o se si sblocca più avanti, nel senso ci può nella modalità arcade c'ha poco senso questa cosa, però in altre può tornare utile. Ad esempio, se noi abbiamo un bombardiere possiamo aumentare l'esperienza e la capacità dei nostri gunner aumentandogli la tolleranza alla forza G. La vitalità, quindi muoiono con più difficoltà, appunto, ci avranno una mira più accurata, eccetera, eccetera, e ognuno di questi ci consumerà dei punti esperienza che guadagneremo nel tempo, oppure li compriamo tramite i soldi. Le forze terrestri ci ripareranno, ci daranno munizioni più in fretta e quant'altro, però appunto non essendo nella modalità arcade praticamente si ricarica in volo, quindi non so se influisce poi anche nella modalità arcade, diciamo che queste sono per la modalità quella realistica. E poi abbiamo le qualificazioni che ci permettono di dare un livello più alto, ma diciamo che per il momento è roba che si paga. Con R1 e L1 scaliamo le nostre, appunto, tutte le nostre nazioni, e con triangolo andremo a vedere tutti gli aerei a disposizione per ogni nazione, sempre. Altra cosa, anche qui andando col puntatore sul velivolo, ci dirà le statistiche, le performance, i punti buoni e quant'altro. Premendo X, come in questo caso, e ripremendolo ancora, scusate, mi stava andando la saliva di traverso, abbiamo questa serie di voci, ovvero la customizzazione che ci permette di appiccicare proprio roba sull'aereo. Adesso non mi ricordo in quale l'avevo fatto, sì, in questo. Vediamo un po', sì, ecco che ci ho messo la tigre e il falchetto sulle ali. E quindi possiamo customizzarli con vari sticker e adesivi anche che si sbloccano o si comprano. E poi c'è sempre il volo di prova che ci permette di testare l'aereo senza anche quando non lo possiamo ancora comprare, comunque lo possiamo provare per vedere se vale la pena oppure no. Poi ci avremo le modifiche, le informazioni sul velivolo, quindi tutto quello che c'è da sapere a livello di storia, su come era stato usato, chi lo usava, un po' tutte le spiegazioni, insomma è molto interessante se qualcuno vuole saperne di più sull'aereo. Dopodiché, appunto, qua giù abbiamo queste due spunte, che sarebbero il riarmo e la riparazione automatica, ma sono cose abbastanza, cioè non so se appunto influiscono nella modalità arcade. Qui in questa tendina invece qua abbiamo l'anteprima del velivolo, quindi equipaggiamenti messi se stiamo adottando degli equipaggiamenti che ci portano dei vantaggi o degli svantaggi rispetto al modello base. Nel caso degli svantaggi questi saranno in rosso.
Altra cosa, qui abbiamo appunto tutti i nostri punti esperienza con le varie nazioni. Possiamo appunto, come vedete qua sotto, pagando, aumentare l'esperienza fatta, cioè ci compriamo l'esperienza a soldi in pratica. Però questo comunque non sbilancia le partite, perché io posso comprare tutta l'esperienza, posso spendere i soldi e comprare anche monetine, fammi il cacciafigo, però poi quando farò le partite risulterò messo in una classe a parte, che è quella del livello appunto in cui si sblocca l'aereo, quindi starò comunque con gente che non pagando è arrivata allo stesso livello. Qui poi abbiamo appunto i soldi, quelli diciamo di gioco, che ci dice appunto a quante aquile corrispondono, e le aquile che invece si comprano coi soldi veri, che qui penso che mi sta per rimandare lo store, infatti. Torniamo indietro, che non ci interessa. Ok, processo in corso. Ok. Purtroppo mi va un pochino lento perché sto scaricando la patch di budget. Qui abbiamo l'account premium, se è attivato o meno, ma non ci interessa. L'account premium praticamente vi dà dei vantaggi parte, ma non c'entra niente comunque sia. Poi qua abbiamo i messaggi, che possono essere notifiche di sblocchi che abbiamo fatto, messaggi degli altri utenti che ci hanno lasciato, messaggi appunto relativi a come sono andati a finire le battaglie, perché noi se perdiamo tutti gli aerei comunque la partita si interrompe, cioè prosegue, quindi noi possiamo uscire, iniziarne un'altra, e poi quando finisce poi la partita, che abbiamo l'esito finale con la nostra posizione, i nostri premi vinti, ci verranno poi aggiunti in un secondo momento. Poi appunto ci abbiamo questi economici, che sono quelli che appunto vi dicevo riguardo ai ricompensi. Poi ci abbiamo gli achievement, quindi tutte le sfide fatte, medaglie vinte, robe varie. Le crew, quindi queste non so di preciso a che si riferiscono, però credo che siano più relativi agli aerei, appunto l'accuratezza dei piloti e quant'altro. E poi lo store, che non c'ho messaggi dallo store, magari ci fanno delle notifiche quando c'è roba in sconto, robe simili. Poi abbiamo, direi di continuare da qui, qui abbiamo la lista dei nostri amici che ci abbiamo e che giocano con noi, non me l'ha aperta, eccola qua, quindi avremo la possibilità appunto di vedere tutti i nostri amici che ci giocano, eventualmente facendo sempre clic col touchpad possiamo mandargli un messaggio, vedere la carta del giocatore con le ore che ha fatto e tutto quanto, ve la faccio vedere. Quindi possiamo vedere tutto il profilo, rimuoverlo anche dai contatti se ci sta antipatico e quant'altro. Vediamo il tempo di gioco, le uccisioni fatte, le vittorie e quant'altro, le nazioni con cui ha giocato, il livello in cui è, eccetera. Quindi può essere utile. Poi possiamo invitarlo in una squadra o rimuovere appunto il contatto. L'invito alla squadra funziona in maniera un po' particolare, che appunto mi è stato chiesto. Praticamente in questo caso, se io faccio invito alla squadra, all'invitato comparirà un messaggio invece nella chat, quest'altra generale, cioè sistema generale, qui gli comparirà: tizio ti ha invitato, vuoi accettare? Cioè accetta, all'interno del messaggio voi cliccherete e vi aprirà un'altra sezione qui a fianco con appunto il mio nome o col nome della squadra, diciamo, e ci si dividerà in due parti. Adesso non so qua come, ecco, una cosa così ma invertita. Quindi questo sta al lato a sinistra e viceversa, dove qui avremo la lista dei giocatori, che però starà di qua appunto, e nella parte questa più grande ci avremo tutte le parti di chat, diciamo, testuali. Giù in fondo, qua giù, dove qui c'è Join, avremo invece la modalità Ready o Pronto, quindi quando staremo per iniziare una partita tutti metteranno sì, sono pronto a iniziare. Chi è il capo squadra praticamente avvia la partita e tutti entrano con lui. Poi dentro questo appunto qui abbiamo gli amici, la gente con cui abbiamo giocato insieme, la lista nera e la possibilità di ricercare nuovi giocatori o di aggiungerli, e aggiungendoli, ecco, non volevo proprio premere, ci avvia la schermata della dashboard dove aggiunge proprio i nostri amici, quelli veri e propri della nostra friend list. Poi il menu opzioni qua invece è strutturato in due parti, quelle relative al gioco proprio di modalità e quelle relative invece alle funzioni marginali o di appunto di messa a punto, impostazioni varie. Qui abbiamo le custom battles, che sono delle battaglie che noi creiamo come ci pare, settando il meteo, gli aerei, è utile per fare le clan war ad esempio, o robe simili.
E quindi possiamo fare delle nostre battaglie personalizzate, appunto, che però al termine non ci daranno nessun tipo di soldi o monete o ricompense varie. Nel senso ce le possiamo fare come ci pare, infatti sono utili per le Grand War proprio perché sono estremamente personalizzabili e quindi si può creare la cosa precisa e non però non porta alcun giovamento, diciamo, in termini di progressione. Poi abbiamo il tutorial che ci fa delle brevi missioncine che ci spiegano come sganciare le bombe, come approcciarci agli altri aerei e robe simili. Le missioni singole, appunto, le avevo già fatte vedere l'altra volta, sono una serie di eventi storici che appunto ci riportano con una breve descrizione, come vedete in questo caso, al lato storico appunto degli eventi, e ogni singolo evento ci darà anche questi però dei bonus che ci ritorneranno utili anche nel multiplayer. Ci dirà quali aerei ci sono, le condizioni, il tipo di missione che dobbiamo portare a termine, e ci sono parecchie, come vedete qua, poi continuano, quindi so un sacco di eventi storici che sono molto interessanti da fare anche in single player. E poi abbiamo le campagne dinamiche, che sono una sorta di non è una vera e propria campagna in singolo, nel senso che non c'ha dei riferimenti storici, però sfrutta, diciamo, le situazioni, ecco, che si sono create nel passato, però le ripropone in salse diverse, in mappe differenti, anche se storicamente non so pertinenti. Dopodiché abbiamo le opzioni di gioco, quindi tutto quanto riguarda, ad esempio, il settaggio delle mitragliatrici, come distanza, la visuale, i server, queste qui, il fumo dalle ali, fa tipo fumogeno di quelli acrobatici da fiere, tipo da frecce tricolori, ecco. E possiamo scegliere anche il colore, come vedete appunto c'è white, però possiamo scegliere quale ci pare. Poi appunto abbiamo tutto questo tipo di informazioni. Poi abbiamo anche l'interfaccia, quindi mirino, tipo stile di menu, messaggistica, icone e robe simili. Poi abbiamo il volume, quindi la voce, il volume dell'audio, il volume del gioco, l'engine, insomma un sacco di settaggi in questi termini. E poi abbiamo anche la chat vocale del gioco, che è diversa dalla party chat, e quindi possiamo anche settare poi sia il volume della chat, che la voce, la sensibilità del nostro microfono, eventualmente mettere il push to talk, che è utile. Poi, come vedete, qua abbiamo anche il post FX, che non è altro che una serie di settings, come vedete, da smanettoni proprio, dove possiamo selezionare ad esempio il livello di FXA, e come vedete, appunto, cambia l'aliasing sull'ala. Tipo, ecco, come vedete adesso è estremamente seghettato. Ecco appunto, guardate l'ala adesso, è molto seghettata. Se invece metto l'FXA su alta qualità, appunto, assume una miglior qualità dell'anti-aliasing. Poi abbiamo dei filtri che possiamo mettere come più ci piace. Io ho preferito il setting film con questi poi settaggi che mi sono fatto un po' ad occhio avviando una partita. E se vi piacciono, comunque potete scopiazzarveli, non sono coperti da copyright. Dopodiché abbiamo anche i controlli, che ci abbiamo semplificato, simulatore e mouse e tastiera, qualora ce l'abbiamo, che appunto ci cambiano poi col semplificato. Ad esempio, noi muoviamo la levetta analogica di sinistra, spostiamo una specie di indicatore sullo schermo, e l'aereo automaticamente si porterà verso quel punto indicato. Se mettiamo su simulatore, invece, avremo la levetta analogica sinistra che ci fa da vero e proprio cloche come sull'aereo vero, e con la levetta di destra rollio dell'aereo, quindi dovremmo poi guidare proprio come si guida l'aereo, diciamo. Poi si può settare anche appunto come ci pare, quindi come vedete c'è show control. Se ce lo facciamo, ecco, ci dice tutte le informazioni appunto in relazione alla velocità e quant'altro, tutte le indicazioni. Poi possiamo variare la sensibilità, eccetera. Andando invece su enciclopedia abbiamo tutte le indicazioni relative appunto al menu, con una breve descrizione, la modalità appunto i bonus, le missioni, le mappe tattiche, eccetera. Qua sotto i link alle domande frequenti, al forum del gioco e al supporto tecnico, qualora ce ne fosse bisogno. Abbiamo anche qui appunto dove ci spiegano tutte le
queste che vi ho appena detto, tutti i tipi di modalità, i controlli, appunto, cernuppo, semplificato, simulatore, robe varie, le tattiche, qui abbiamo decollo, bombardamenti, appunto, tutto quello che in genere viene detto tramite tutorial, qui viene spiegato in maniera descrittiva. Poi abbiamo anche gli stunt, ovvero dei suggerimenti di approccio agli attacchi o difensivi, quindi di manovre sia offensive che difensive, che ci possono tornare comode e che sono state usate anche nel tempo, insomma, sono cose che chiunque abbia già giocato a un gioco di aerei comunque ha fatto o volontariamente o comunque lo sapeva per altre vie. Poi abbiamo vari tipi di battaglie che ci spiegano anche a livello di storia tutto quello che è successo, proprio a livello proprio storico. E poi tutte le informazioni che ci riguardano sulle armi, quindi armi esplosive, frammentazioni, incendiarie, perforanti e quant'altro, che sono molto interessanti comunque perché si ritrovano su molti velivoli, quindi è bene saperlo a che cosa sono utili e se vale la pena o meno equipaggiarne un tipo piuttosto che un altro. Altra cosa, abbiamo la leaderboard dove possiamo vedere appunto tutti i giocatori in classifica. Io sono 7163esimo, vediamo quanti ci sono stati di battaglie vinte e perse, aerei uccisi, morti fatte, sfide e robe simili. Eppure qui sono divise per realistic battles che però non ci sono e le simulator battles che appunto non ci sono. E non si sa se le mettono, cioè se non l'hanno messa per massimizzare l'utenza su una modalità sola, o se era per un motivo di pad, ma visto che ci sono i comandi per il simulatore, mi pare che non dipenda dal controller. Poi abbiamo gli squadroni, quindi tutti i clan già creati, al quale possiamo appunto fare la richiesta. Io attualmente l'ho fatta per la Regia Donatica Quattro Stormo, Quarto Stormo, che è appunto quello, il clan italiano, che c'è anche sul forum. Al momento ancora non mi hanno dato risposta purtroppo, però comunque come vedete qua ci sono vari tipi di clan, insomma ce ne sono parecchi di tutti i tipi che più vi si piacciono. Ho sbagliato, devo cliccare qua. Ecco, come vedete poi premendo R abbiamo qui l'invito in corso, oppure possiamo deciderne se crearne uno noi e farci una nostra squadra. Ovviamente si paga però questa cosa. Che ci sta perché comunque sia in genere nei free to play chi vuole fa un clan non lo fa mai gratis da DC Universe o chi che sia. E poi abbiamo i credits di chi ha fatto il gioco, coi Gaijin, che per chi non lo sapesse appunto sono i creatori di Il 2 Sturmovik, degli Il 2 Sturmovik perché ne hanno fatto più di uno, quindi è gente competente che ne sa di aerei sia al lato storico che simulativo, comunque sia perché sono giochini. Insomma, sono gioconi più che giochini, sono belli tosti e sono fatti molto molto bene. Detto questo, appunto, lato menu, direi che non c'è nient'altro da dire. Spero di essere stato d'aiuto a qualcuno che magari ha trovato qualche complicazione con questa struttura molto poco console, e che appunto va navigata un po' così col puntatore, un po' coi tasti, e non è sempre facile, diciamo, non viene sempre così spontaneo. Giusto un'altra cosa, mo che ci siamo, scalando gli aerei, appunto qui compaiono, abbiamo questa modalità di visione, dove possiamo vedere appunto tutti i nostri aerei che abbiamo sbloccato, anche da più o meno vicino, è molto carino comunque sia per ammirare questi velivoli alquanto cazzuti. Adesso vi faccio vedere se ce l'ho l'Hurricane con i missili sotto equipaggiati, ecco. Questi missili poi sono proprio razzi, vanno tipo il Javelin, no, non so, aggancio comunque sia, so più come l'RPG. Sparati questi qui ci vogliono poi 6 minuti per farli riequipaggiare sull'aereo, quindi potenti sì, ma vanno dosati bene perché se se ne perdono poi prima che ci famo prima a finire la partita probabilmente. E quindi niente, come vedete qua ho finito gli slot e se voglio continuare appunto devo pagare con gli slot, però diciamo che generalmente non serve. Ok, lasciamo perdere. Come vedete appunto quando ci avete un bombardiere, uno per categoria grosso modo, poi usate quello lì, magari se volete cambiare lo sostituite e continuate con un altro. E detto questo appunto non c'è nient'altro da aggiungere, spero di esservi stato utile, come vedete ogni nazione qua sotto c'ha il 2 perché ogni giorno vi danno i punti doppi, però
per un paio di match o per un match solo. E quindi, appunto, spero sfruttateli perché comunque sono comodi. O sfruttate più nazioni contemporaneamente perché sennò anche Progredi comunque diventa abbastanza lento. Invece, facendo più nazioni contemporaneamente, si procede anche con più velocità, anche se in maniera più generica. Detto questo, spero appunto che vi sia interessato, che possa essere stato d'aiuto a qualcuno. Se vi è appunto d'aiuto a voi o a qualche amico, condividetelo. Chiedete anche informazioni se ci avete ancora dei dubbi. Iscrivetevi al canale se vi va o se no, no. E boh, niente. Con questo è tutto. Io vi saluto. Ciao e alla prossima.